Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi è la volta di un video nuovo, molto particolare, che non avevo mai fatto prima. E cioè lo slime fatto in casa. Allora, qualche giorno fa nella mia cucina stavo preparando lo slime fatto in casa. Voi lo sapete, è un po' una fissazione che ho da quando sono piccola. E quindi amo lo slime e tutte le cose così, insomma, malleabili, come si chiamano, insomma, le amo. E quindi stavo facendo lo slime fatto in casa, ve l'ho fatto vedere su Instagram, su Snapchat, e siete impazzite. Io ho ricevuto centinaia e centinaia di richieste di fare lo slime fatto in casa, di fare un video dedicato sullo slime fatto in casa. Quindi questo è il video che farò oggi. È una ricetta semplicissima con prodotti che praticamente tutti abbiamo già in casa, e ci mettete veramente 3 minuti a farlo e poi il risultato è molto soddisfacente, perché potete giocarci per delle ore, è fantastico. Quindi questo è quanto, vi lascio subito al video DIY, vi mando un bacio gigante e alla prossima, ciao. Eccoci qui, questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. C'è la colla bianca, la Vinavir, va bene anche quella trasparente comunque, poi dell'acqua di rubinetto semplicissima, del detergente per lavatrice, qualsiasi marchio e qualsiasi detergente vanno benissimo, della schiuma da barba, anche qui qualsiasi marchio, qualsiasi schiuma da barba funzionerà, e poi ci serve anche del colorante per alimenti, ma questa è una cosa assolutamente opzionale, potete benissimo saltarla, serve solo per dare colore allo slime. Ci servirà una bacinella e un cucchiaio o una spatolina per mescolare il nostro composto. Inizio aggiungendo dell'acqua nella nostra bacinella, poi vado ad aggiungere qualche goccia del colorante per alimenti, appunto questo step potete naturalmente saltarlo. Ora mescolo per bene il composto, ho preso un cucchiaio perché è più semplice da utilizzare in questa bacinella rispetto alla spatolina. Ora andiamo a versare la nostra colla. Mescoliamo per bene anche qua. Ora aggiungiamo il detergente. Ho messo circa mezzo tappo e vado ad aggiungerlo lentamente. E poi mescoliamo per bene anche questo. Vedete che il nostro slime si sta già formando. Adesso andiamo ad aggiungere la schiuma da barba. Ok, quando abbiamo mescolato per bene il composto, lo slime sarà circa così. Adesso andiamo a lavorarlo un attimino con le mani. Ok, dopo che l'ho lavorato un po', il risultato finale è questo, come potete vedere. Sembra un po' più pallido in videocamera, in realtà è un pochino più rosa. Ora vado a sistemarlo in un barattolo vuoto, questo è un barattolo di balsamo, e voilà, slime fatto e riposto per la prossima volta.